Mia moglie è fuggita. Che ci posso fare? Se è fuggita, non ci posso fare niente, quindi non mi importa. C'è bisogno di essere filosofi e di reagire a tutto con saggezza. Chi è saggio vive felice. Kurov, per esempio, non ha tutta questa saggezza, ma io sì. Ho letto 2 volte un libro in una biblioteca pubblica. E tutto lì sopra era scritto benissimo. Provo interesse per tutto, persino per le lingue. So contare in francese e dire pancia in tedesco. Der Magen. Tutto qui. Persino Kozlov il pittore è un mio amico. Andiamo a bere birra insieme. E Kurov non sa neppure leggere l'ora. Si soffia il naso con le mani e quando beve il brodo fa rumore. Va a letto con gli stivali e non si lava i denti. Pua! Sono una persona pulita io. Se incontrassi un conte saprei come parlarci. Se incontrassi un barone saprei come parlarci. Non sono una persona semplice. Non conosco bene il tedesco, ma conosco Der Magen. Vuol dire pancia. Se qualcuno mi dicesse Der Magen fin del Mul, non ne capirei il significato. Kurov non conosce neanche il significato di Der Magen. Perché mi ha lasciato per una persona così balorda? Ma cosa vuole? Non mi ritiene un uomo. Dice, è la voce femminile. La mia voce non è femminile, è da bambino. Io ho una voce squillante come quella dei bambini. E non è femminile. Che donna stupida. Perché ha bisogno di questo Kurov poi? Io ho una bella immagine. Io ho un bel aspetto. Kozlov dice che la mia immagine va bene per i ritratti. Boxes made of ticky tacky little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes. And they all came out the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.